Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Oggi video un po' diverso dal solito. È arrivato questo qui e l'ho provato per 3 settimane. Di cosa si tratta? Sto parlando di un piccolo notebook leggero di cui vedremo tra poco tutte le caratteristiche, ma soprattutto andremo a dare un'occhiata ai test che ho eseguito per quello che costa, cioè lo troviamo sempre a meno di 300 euro, perché insieme c'è sempre un coupon su Amazon, quindi resi e garanzie Amazon, tutto trasparente e pulito. Un notebook che va bene per uso quotidiano, per la mamma, per il papà, per i figli, gli esodati, i genitori separati, i poliziotti, studenti universitari. Per un supporto ad altri computer, perché ricordiamolo, costa meno di 300 euro e offre un'esperienza davvero piacevole anche per l'intrattenimento come la navigazione web, eccetera, eccetera. Vediamo le caratteristiche e iniziamo con il video. Non sono pagato da Ismagic per parlare di questo prodotto, ci tengo a sottolinearlo, e Ismagic non mi paga se lo comprerete dai link. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale per seguire i miei video, tutorial e recensioni. Vediamo nel dettaglio l'Ismagic AX15. La portabilità e il design. Portabilità direi perfetta per quello che è il tipo di computer. Ha un design sottile e leggero con dimensioni di soli 3,50 x 2,20 x 16 mm e un peso di circa 1,5 kg. La cerniera, come abbiamo visto, è piatta, quindi si riesce a girare il monitor di 180 gradi. La cassa è in metallo, garantisce la lunga durata e allo stesso tempo dona un tocco di eleganza. Il processore è un Intel Alder Lake N95 quad core con una frequenza di base di 1,7 GHz fino a 3,4 rispetto ai colleghi della stessa marca, della stessa fascia, è un po' più prestante. È accoppiato con una RAM DDR4 da 16 GB e un SSD M.2 da 512 GB, quindi una scheggia per quanto riguarda la produttività di base. Lo schermo. Lo schermo è uno schermo IPS da 15,6 pollici, quindi antiriflesso, con una risoluzione di 1920x1080, un Full HD, ma tanto 4K sui display così piccoli non avrebbero neanche senso. Non dimentichiamo poi che abbiamo la fotocamera frontale da 720p situata nella parte superiore al centro della cornice. Dunque, per quanto riguarda il lato sinistro del notebook e la connettività, troviamo una porta USB di tipo C per la ricarica, una porta USB 3.2 e una porta USB veloce di tipo C. Poi troviamo anche la porta HDMI. Sul lato destro invece abbiamo a che fare con il collegamento da 3,5 mm per il jack cuffie e microfono, una porta USB 2.0 e poi uno slot per le memory card micro SD. La capacità della batteria, seppur molto sottile, è di 5000 mAh, la vita è di circa 8 ore, ovviamente dipende dall'uso che ne facciamo, come tutti i dispositivi, e la carica completa si raggiunge in circa 2 ore e mezza, partendo da zero, ovviamente. Passiamo adesso a un po' di stress test con programmi di vario genere. Per quanto riguarda la reattività c'è poco da dire, anche con la suite Office, che sappiamo che sono comunque una suite molto complesse, si comporta molto bene ed è più fluido in alcuni casi nell'apertura rispetto al mio Mac M1 del 2020, sia con Excel che Word che PowerPoint. Poi io qui ho installato diverse applicazioni che sono utili per mettere sotto stress appunto questo computer. Ovviamente ho strafatto utilizzando anche l'installazione di Resident Evil. Cominciamo da Chrome. Chrome sappiamo che consuma un sacco di energia e è energivoro anche per quanto riguarda la RAM, eppure aprendo diverse schede, ovviamente non 40, e passando da una scheda all'altra, per adesso non ho riscontrato impuntamenti significativi. Ovviamente anche Photoshop, come poi vedremo fra poco anche CapCut, sono programmi di editing. Non è tanto il programma in sé, che certo può essere pesante perché questa è l'ultima versione di Photoshop, ma che cosa andremo a fare con questi programmi che può fare la differenza? Se dobbiamo andare a editare un'immagine in modo molto tranquillo, quindi un'immagine che non pesa molto, come questa qui, che è pesante ma non troppo, e applicare diversi filtri, possiamo del tutto utilizzare in modo fresco e lineare questo computer. Andiamo a generare con il riempimento automatico una selezione per mettere un attimo alla prova Photoshop su questo processore con 16 GB di RAM e l'SSD. Come possiamo vedere, si prende il suo tempo per elaborare la foto, ma si tratta giusto di 3-4 secondi, dopodiché compie l'azione, lag che non è considerabile come un problema, a mio parere, su questo tipo di macchina di questa fascia di prezzo.
poi andiamo a applicare anche dei filtri più pesanti, per esempio andiamo a utilizzare una sfocatura punto sfoca per vedere quanto tempo ci mette effettivamente il computer a elaborare l'immagine e poi ad applicare l'effetto mentre lo regoliamo. Vado con il contagocce a selezionare una parte della mia foto, ci va qualche secondo perché venga elaborata, e adesso che è stata selezionata l'area di sfocatura da cui far partire la sfocatura, se noi andiamo a regolare la sfocatura, il cambiamento è immediato, non dobbiamo aspettare. Ovviamente più pesante sarà il file su cui lavoriamo, e questo varrà anche per i video, e più dovremo attendere alcune lavorazioni che sono un pochino più sofisticate. Qui però problemi non ne ha dati, il peso lo vedete qua in basso a sinistra. Passiamo adesso ai video. Anche con CapCut, che è uno dei programmi più moderni che troviamo online per quanto riguarda il montaggio del video, utilizzato da un sacco di persone perché è molto completo. Io lavoro per altre aziende di software, però CapCut mi sembrava il software giusto per mettere alla prova il computer. Abbiamo inserito titoli, effetti, diverse clip pesanti e anche una traccia audio. Adesso andiamo a vedere, esportando in 4K la massima risoluzione questi video, andando anche ad aggiungere altri elementi alla timeline, quanto tempo richiede un'esportazione di un video di circa 2 minuti? La risposta è molto semplice, ovviamente dipende dal peso del video complessivo, questo pesa circa 300 mega, in risoluzione massima, non andrei a toccare gli altri parametri particolarmente, e però considererei il fatto che più effetti mettiamo e più si potrebbe rallentare il video anche su il montaggio video, l'export, anche su progetti più brevi, perché dipende dalla pesantezza del file, non dalla durata. Qui abbiamo praticamente un punto percentuale di elaborazione, di rendering, di esportazione per ogni secondo. Qui il video dura 1 minuto e 48 secondi, per cui ci vorrà circa 148 secondi per esportare il nostro video. Lo fa in modo egregio. Qua ho voluto proprio esagerare, ho installato Resident Evil 4, che è uno dei videogiochi più recenti e più pesanti a massima risoluzione per un computer. Ovviamente ho abbassato al minimo tutte le impostazioni, questo mi ha permesso di riuscire ad avviarlo perlomeno senza dover attendere le ore. Ovviamente con un gioco così pesante, che richiede davvero tanti tanti componenti hardware potenti, beh, l'abbiamo avviato, va, è un po' scattoso, è ingiocabile, ma se consideriamo che questo è un gioco uscito l'anno scorso e sta girando su un computer di fascia bassa da a meno di 300 euro, possiamo ritenerci soddisfatti e siamo tranquilli che funzionerà anche con modelli, o meglio con giochi e versioni di giochi precedenti, quindi giochi un po' più leggeri. Qui vediamo le specifiche di cui vi ho già parlato a inizio video, e la versione di Windows è una versione che non è la classica Windows 11 Home, bensì è la Windows 11 Pro. Piccola nota prima di indurvi in errore, la tastiera è QWERTY, però è americana, per cui in alcuni tasti ci saranno i punti virgola al posto della chiocciola. Se noi andremo a premere ALT e punto e virgola, comparirà la chiocciola, perché il layout di Windows in realtà è in italiano. Ma le differenze sono davvero minime e ci si adatta senza bisogno di layout. Comunque sono disponibili nella confezione del layout, tranne quello dell'italiano, ma su internet si trovano a nulla veramente questi layout in silicone per convertire le tastiere come siamo abituati, al meglio, senza dover cambiare nessuna impostazione su Windows, chiaramente. Molto utili ovviamente le scorciatoie classiche FN più i tasti F per le regolazioni. La luminosità invece è ottima, perché sia minima che massima offre comunque un'esperienza di visione piacevole per serie TV e quant'altro, ma anche ovviamente per i lavori di editing base che abbiamo visto prima, o semplicemente consultazione del web. E a proposito di consultazione del web, mi sento di eseguire un test audio. Ovviamente è un computer che costa meno di 300 euro. Qualche ago nel pagliaio vogliamo trovarlo? Andiamo a testare l'audio. L'audio non è un disastro totale, però chiaramente se riusciamo a utilizzarlo con le cuffie o con delle casse, andiamo a migliorarne la qualità. E adesso metto su YouTube un brano e lo modifico per evitare problemi di copyright.
Come avete sentito, si tratta di un audio che ha molti medi, molti acuti, pochissimi bassi, però tutto sommato per guardarsi e ascoltarsi un podcast oppure guardarsi una serie TV nel letto sul divano va più che bene. Se mettiamo le cuffie, ripeto, è meglio. Diamo un'occhiata anche al retro del notebook. Qui abbiamo le griglie di areazione che sono presenti anche sul lato e sotto la cerniera. Ovviamente ci sono i gommini per non rigare le superfici, per non rigare il notebook stesso. Le viti sono posizionate in modo da poter permettere lo smontaggio per eventuali manutenzioni o altre operazioni senza alcuno sportellino, ma una scocca unica. E questo è quanto riguardo questo notebook. In confezione arriva anche il caricatore con la presa italiana e l'attacco di tipo C, come abbiamo accennato a inizio video. Io direi che il video di oggi è finito qui, spero che siate arrivati fino a questo punto. In descrizione trovate il link per acquistarlo. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!